Tu dici qualcosa tipo, ma qui la gente c'è tra i fan, e no, beh, dobbiamo, tu arrivi, no li metti tu una volta qua davanti, fate The Club, fai un urlo, cosa l'hai visto The Club? No, preliminari o direttamente al il posto più strano dove l'hai fatto, il posto più strano dove volesti farlo, il posto più strano dove te l'hanno fatto fare, dai, il posto più strano dove l'hai fatta, cosa fai? Dai, parla. Sì, signori telespettatori, siamo qui a Telelegnaro. Abbiamo qui uno dei protagonisti del filmato Zappando, al quale proporremo un po' di domande. Venga qui. Mio fratello. Aia. Mio fratello. Intanto presentiamola ai telespettatori, lei è un nuovo volto del cinema italiano, un nuovo volto del nuovo millennio. Ci dica, si presenti un po'. Il nostro amico ha usato la parte gutturale del i fans, vedete i fans, va bene questo. Scusate, queste fans. Fans alla prima di questo Zappando. Alla prima di questo Zappando è pieno di fans. Va bene, continuiamo con l'intervista. Ci dica il parere sul cinema. Ci dica. Mi faccia andare avanti, ci dica il parere, un parere su questo cinema italiano. Beh, il cinema italiano ha si distingue in tre fasi. Due fasi, la parte prima e la parte dopo di Zappando. Prima una vera merda e dopo l'arrivo di Zappando la qualità del cinema modestamente è migliorata. Bene, passiamo a uno spettatore, venga qui, ci dica qualcosa. Cos'è la televisione? Sì. Sì. Ciao, sì. Ciao. Ciao mamma. Ci dica, come mai anche lei è qui? Mi aiuto se mangia, se beve. E dopo? Ma lei, cioè, quel per motivo principale? Mi pixelate la faccia, poi se dico una cosa. Io sono venuto qua con la videocamera per poi metterlo in internet domani. Bene. Però mi pixelate. Un'ante prima. Se mi camuffate la voce, mi pixelate la faccia. Bene. Posso anche dire. E lo passerai come file? Slavs. File schifo. Slavs, Eva Enger, molto schifo. Paradise Beach, Naked Girls, Hilton. 16 Paris Hilton, 16 years old, fucking first time. E fist fucking. Bene, vediamo un professor Pampaloni. Prego, professor Pampaloni. Famoso professore di cinema, di critico di cinema. Famoso critico cinematografico. Anche lei qui. Buonasera. Bene, lei sta mangiando? Una cosa qua, una salvia fatta con le categorie categoriche che risalgono alla filosofia di Platone, perché come diceva Aristotele, vero? Se prendi la salvia e la salvia e la mangi, è buonissima. E ha fatto tutto un trattato e i nostri grandi artisti qui lo stanno anche presentando, perché probabilmente faranno un cinema nuovo, un film, insomma, come si dice. Non è proprio molto croccante, perché l'umidità qui la sera, però cosa voglio dire? Va bene. Ma lei conosce gli artisti? Ecco, bene, lei conosce gli artisti, dunque dia un parere sul primo filmato che ha visto tempo dietro, ancora a Pasqua. Il filmato era un filmato eccezionale, veramente. Ciao mamma! Dove tutte le nature intime, più perfette e profonde dell'uomo maschio si manifestava. Sono sulla Rai, mamma. Anche te? Eccolo qua. Quindi, secondo la tradizione italiana, siamo sempre viva la mamma. Non ha finito il discorso del filmato. Ah no, è rotto. Io l'ho detto anche a mia mamma e lei ha detto, l'ha visto, è uno spettacolo. Ha detto. Cosa si aspetta da questa nuova proiezione dei famosi Venturighi? Credo che ci sia un qualcosa d'avanguardia, al punto tale che tutti quanti scapperanno. Già dura circa 6 minuti in più dell'altro, dunque qualcosa sì. Dunque qualcosa in più già di bello. Primato, già primato, sono contentissimo che possa succedere. Però è appena stato sfornato. Se adesso invitate qualche putelotta, qualche gnocca, di sicuro avrete dei pareri molto più profondi. Anche un po' più di audience, direi. Tua. Non è mica dolce.
Va via. Sono voce dolce. Allora, buonasera signori telespettatori di Telelegnaro, siamo ancora qui alla prima del nuovo film della Toy Tutto, Venturighi Production. Venturighi Production, Zappando. Siamo qui con un ospite eccezionale, il grandissimo produttore cinematografico Stefano Carraro, che ha prodotto una grandissima serie, Butto Sangue, un film... una grandissima serie horror trasmessa molto tempo fa sui canali Mediaset. Ecco, lei è qui alla prima di Zappando, ha qualche parere, da qualcosa da dire ai nostri telespettatori che seguono i film da lei prodotti. Ciao, famoso, amici. Comprate sempre i nostri video, sono i migliori. Butto Sangue, della Butto Sangue Production. Cosa ne pensa di questi quattro giovinotti che a queste prime... Lei ha visto la Sbudel? Lei ha visto Sbudel? No, no, no. L'opera prima Sbudel? La prima, sono stato invitato, siete stati gentilissimi però. E come mai lei non ha prodotto la seconda? Perché non avevo i fondi. Come siamo messi adesso a fondi? I fondi stanno salendo, soprattutto salendo. Quelli azionari. Dunque, gli obbligazionari sono in discesa. Per il prossimo film conteremo sulla sponsorizzazione. Conteranno, i ragazzi potranno contare sulla sua sponsorizzazione o no? Alleanza è una grande famiglia, penserà a questo. Bene, dunque una notizia bomba, uno scoop, Stefano Carraro e la sua Alleanza Production, un video production, produrrà il nuovo filmato dei ragazzi della Toy Tutto. Cosa? Niente? Non te l'ha filmato? Ah! No, Butto Sangue, non mi sono fatto niente. Infatti, l'euforia della prima, crea sempre questi dispensi. Va bene, ci... Cosa devo dire? No, beh, sarà come io. Sei partito? Signori telespettatori, benvenuti a... Silenzio un attimo, grazie. Benvenuti a... Bentornati a Telelegnaro International. Siamo qui con la protagonista vocale femminile, scusate la dislessia. Come? Mio cameraman. No. E la signorina Isa. Per gli amici Isa. Una delle doppiatrici di uno dei pezzi di filmato che vedremo fra poco in prima. Allora, una domanda, è fiera di far parte di questo grande progetto della Toy Tutto? Certo. Altra domanda. Si faccia. Ma alla fine, chi ha rubato sta birra? Non lo so, e spero di scoprirlo alla fine del film. E viva. Bene. Io un po' di birra. Ecco, dunque la birra non è finita e nessuno è colpevole. La birra dunque non è finita. Un'ultima domanda, ci sarà anche lei nel prossimo film? Speriamo di sì. Mi dico no. Ok. Stroncata. Bene, passiamo al prossimo protagonista. Bene, ultima. Abbiamo uno protagonista, sì? Beh, tutto amico a fare, interviste. Ciao mamma. Ah, ecco qua, intervista. Ah, Goldrake, Mazinga, non mi ricordo, Mazinga. Grande Mazinga. Grande Mazinga. Intervista. Alla? Intervista la sigla. È la sigla vivente. Sì, cosa dice allora? Ci dica se anche lei è fiera di far parte di questo progetto. No! Con questo concludiamo l'intervista. Farò un po' iniziare il filmato. Buona visione, arrivederci.